16:37, rieccoci su Via Massena, c'è traffico intenso, qualcuno è uscito dalle scuole, qualcuno sta tornando a casa, insomma questa è la nostra nuova Massena Came, ci andava di presentarvela, ancora nessuno pare sia entrato nella cabina, che reca anche un cartello Vendesi, quindi ma Vendesi, la, qualcuno, cabina, Vendesi la cabina, se qualcuno è interessato a una cabina, chi è questa gentil donzella, sta venendo a portarci dei regali, ha dei sacchetti per noi? Invece no, probabilmente no, però vabbè, comunque così ci piace sperare. Adesso, in attesa di collegarci con Matteo Civaschi e Gianmarco Milesi di Shortology, noi ci vediamo una clip di quello che riguarda Shortology. Questo era un assaggio di quello che è Shortology, però ce lo facciamo dire direttamente dalla voce degli autori. Abbiamo al telefono Matteo e Gianmarco. Ci siete? Ciao a tutti. E anche Darth Vader, vedo. Sì, c'è Darth Vader perché insomma vogliamo essere sicuri che non succeda nulla di brutto, perché sennò ci pensa lui, Quindi okay. Attenzione alle domande che ci fate. Avete il vostro guardaspalle. Assolutamente. Bene, senti, com'è nata questa idea? Spieghiamo innanzitutto, abbiamo visto già una clip introduttiva, ma qual è il concetto che sta dietro a Shortology? Sì, allora, Shortology nasce da una collaborazione con First Floor Under, che è una casa editrice digitale della TVA. Praticamente attraverso loro ci era stato chiesto di creare, diciamo, dei contenuti creativi un po' divertenti, un po' pop, e quindi ci è venuto in mente di, diciamo, di sintetizzare delle storie con delle icone molto semplici che si trovano anche tipo nei libri di scuola guida, per intenderci. Quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di così, di ironico, di semplice da capire, quindi la cosa è nata un po' per gioco, poi sono state pubblicate delle storie sul, appunto, questo blog. Sì. E hanno fatto un po' il giro del mondo attraverso altri blog creativi, e alla fine sono diventati un libro, li abbiamo raccolti, abbiamo fatto nuove cose ed è nato Shortology. Ecco, noi ne stiamo vedendo, mi è morto in gola Lecco, noi ne stiamo vedendo alcune, ma mi spiegate un po' come si legge? Perché alcune volte ci sono delle frecce in orizzontale, mentre sì, altre volte ci sono dei tratteggi verticali, quindi per esempio sì, così. Sì. Allora, la storia, diciamo, quando è molto semplice, è raccontata in tre passaggi, quindi è l'inizio, c'è un personaggio, poi c'è una freccia che racconta che sono passati degli anni, oppure è passato, diciamo, una nuova evoluzione di questo personaggio. Quindi le frecce in orizzontale raccontano più o meno tutta la vita della storia, o in particolare un aspetto che è stato preso di quella vicenda. Invece i tratteggi in verticali raccontano quello che praticamente sono delle cose collaterali, qualcosa che è accaduto nella storia di questo personaggio, piuttosto che magari non so, una deviazione della storia o un qualcosa che è stato creato dal personaggio. Quindi diciamo le frecce orizzontali sono la cosa più importante, perché è la vera storia, cioè ciò che viene, diciamo, sintetizzato e viene raccontato in questi tre passaggi. Dopodiché, diciamo, le storie più divertenti sono quelle che non hanno, diciamo, troppe cose collaterali. Sì. E quindi questo, cioè, più sintetico è meglio è. Per esempio, quindi, volevo far vedere la storia dell'uomo invisibile, che è molto bella. Non sì, c'è nulla, sì, tre l'uomo frecce. L'uomo invisibile in realtà
succede l'ira di Dio, però non, cioè, visto che è invisibile non si può vedere, no. Però in realtà la pagina è piena di storie, di cose concatenate. Capisco, ma mi è venuta una domanda, ma eravate bravi in matematica? Perché questo sembra molto un modo matematico di annotare le storie. Ma insomma, io in matematica non ero un granché, tu? Ma alla fine, forse per rimediare i nostri errori in passato, abbiamo cercato di far vedere che eravamo intelligenti. L'audio non vi sento più? È caduta la telefonata, leggo il labiale. Vabbè, comunque ho letto il labiale. Magari li avvisiamo, li ringraziamo. Questo erano Matteo Civaschi e Gianmarco Milesi, gli autori di Shortology, che potete trovare in libreria. Ed è un libro molto divertente e sono le 101 mini storie per chi non ha tempo. Quindi io li ringrazio e